Ciao a tutti ragazzi, io sono l'unico e solo e oggi siamo su un gioco che non vi sareste mai, e dico mai, aspettati. Ebbene sì ragazzi, siamo su Clash of Clans. Non pensavate che lo potessi portare sul canale, ma l'ho fatto. Non so, tipo... inventivo zoom. Ebbene sì ragazzi, siamo su Clash of Clans. E quello che vedete qua è proprio il mio villaggio. Come potete vedere è un villaggetto un po' semplice, nel senso... mura difensive soltanto ai lati, non lo faccio a, come si dice, a settori, perché ho provato a farlo a settori e i risultati sono stati fallimentari, perciò ho deciso di farlo direttamente così. So che sembra inutile, invece è molto utile, perché comunque ogni settore è coperto da un qualcosa, che sia un mortaio, una torre dell'arciere, una torre dello stregone posizionata del lato che è molto vulnerabile, ma non importa. E così via, giusto magari qua non è proprio coperto, no, c'è sempre la tela, il cannone. Mortaio copre di qua, torre d'arciere copre di qua, e quindi tutto di fuori è ben coperto, almeno da una difesa. Certo, non è il massimo, nel senso, le mura sicuramente verranno spaccate ogni volta, ma non è quello che conta, perché quello che conta è comunque la difesa interna, e noi abbiamo una difesa interna molto ma molto efficiente, non sembra, ma lo è. Allora, vi illustro brevemente le difese. E poi niente. E poi chiudo il video, perché per il momento voglio fare questo. Poi, prossimo video, se abbiamo i 10 like, vi faccio un attacco su Clash of Clans. Faccio un attacco solo con i draghi. E come vedete, sarò anche un nabbo, ma io i draghi ci li ho già. Ragazzi, sto già addestrando 4 draghi. 4 ce li ho già pronti, ma l'attacco non lo voglio fare adesso. Ah, allora, le mie difese sono 2 torri dell'arciere all'8. 1, poi 2, 3, manca un cannone, 1, 3, 4 cannoni, tutti a 4 a livello 8, poi 2 torri dello stregone, 1 al 3 e 1 al 4, difesa aerea, una che la sto potenziando al 4, una che la sto potenziando al 3 e una che è ancora al 2, poi cosa abbiamo ancora? Un mortaio al 3, 1 al 4 e un altro mortaio al 4, bombe. 2 bombe al livello 2, 2 al livello 3. Una bomba gigante al 2 e una bomba gigante all'1, che potenzierò molto presto. Poi trappola da scatto non le ho potenziate, quindi sono ancora a livello 1. E poi cosa abbiamo ancora? Trappola da scatto sono 4, scusatemi. Un po' di lesionero, continua a sfornare lesionero molto lentamente. Quanto... ragazzi, scrivetemi qua sotto quanto odiate la trivella di lesionero. Quanto la odiate? Quando vorreste spawnare 27.000 domatori di cinghiali, ma non potete, perché la trivella vi dà uno di elisir all'anno, più o meno. Vedete, manco potenziarla, perché costa 1.250.000 e ci vuole un giorno per potenziarla. Perciò ragazzi, spolliciate se volete vedere un attacco solo con i draghi. In frattempo questo esercito me lo consumerò per conto mio, come faccio sempre. Non ho mai portato Clash of Clans perché non mi tenevo ancora a livelli abbastanza decenti. Infatti ho pensato un po' ad andare avanti, poi dopo ve l'avevo portato, infatti come vedete adesso sono molto avanti. Certo, chi segue questo video sarà molto più avanti di me di Clash of Clans, perché io l'ho iniziato da un mese. Sto tenendo le gemme per i depositi delle capanne dei costruttori, che al momento ce ne ho 3 e non vedo l'ora di farmi la quarta, così riesco a fare un botto di costruzioni contemporaneamente. Vi farò vedere giusto la base del costruttore. Eccola qui, l'ho fatta. Questa qua invece è a settori, ma anche questa. Tanto qua vediamo l'attacco che ho fatto. Non ho fatto gli attacchi, va bene. E come vedete, torre dell'arciere al 4. Torre dell'arciere la sto potenziando al 4. Bomba contraria all'1, perché non la potenzio per il momento. Spacca tutto al 3. Doppio cannone al 3. Mega mina al 3. Mina all'1. Cannone al 4 e cannone all'altro cannone al 4. Poi petardi al 3. Poi gli altri petardi presto li metterò nel villaggio. Dove stanno? Eccoli raga, posso mettere altri petardi, ma per il momento ancora non lo faccio, perché il costruttore è occupato nella costruzione della torre dell'arciere. Quando avrà finita metterò i petardi e metterò il doppio cannone. Nel frattempo vi faccio vedere le mie truppe, che sono gigante, giganti pugili all'8, raga, sono devastanti. Arciere furtivo al 7, barbari al 6, sgarri al 4, cuccio di drago all'1, che niente. E
poi Bombarolo al 3. Raga, il Bombarolo è più devastante su Clash of Clans che su Clash Royale, ve lo assicuro. Mentre molte truppe su Clash of Clans valgono veramente poco, su Clash Royale valgono veramente il doppio, come il domatore di cinghiali. Il domatore di cinghiali su Clash of Clans da solo non vale niente, già un gigante da solo si fa molto più valere. Mentre su Clash Royale il domatore di cinghiali è ritenuto la maggior parte della gente la carta più forte del gioco, non per niente è la carta più richiesta in assoluto. Detto questo, io vi saluto. Tanto, ah giusto, mi sono dimenticato di la torre della guardia, ma pensavo che ci si vedesse. Anche la tazza occulta che ce n'ho una, dovrei farmi anche la seconda, se non mi ricordo male, dovrei avere pronta la seconda da mettermi. No? Cosa che posso mettere? Il multimortaio, è vero. Devo mettere il multimortaio prima o poi. E non vedo l'ora di sbloccarmi la macchina da guerra, che è l'eroe della base del costruttore, se non mi ricordo male. E di eroi ce n'ho già uno, che sta nella base centrale, che è il Re Barbaro, ce l'ha due. Raga, io mi chiedo, come fate ad avere il Re Barbaro a livello 60, se io per farlo al 2 ci ho sputato il sangue? Detto questo, io vi saluto. Spolliciate per un attacco su Clash of Clans con i draghi. Farò una bella dragata. Raga, non so come finirà, perché poi i draghi io non so assolutamente piazzarli, nonostante siano una carta OP. Riesco sempre a farmi far fuori, ma va bene. E noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao a tutti. Spolliciate se volete che i draghi vengano messi anche su Clash Royale.